Bentornati sul parterre del Festival dei Giovani 2023 di Varese. Giochiamo con due ragazzi siciliani, giusto? Siamo con Gabriele Ribaudo, Irene Cappelloni, della Canottieri Telimar di Palermo, giusto? Lauria. Lauria e Telimar. Sì. Bene, bene ragazzi. Allora, come sta andando questo festival? Poteva andare meglio, però poteva anche andare peggio. Beh, bilancio comunque positivo. Sì. È stata una bella esperienza. Tutti e due non abbiamo preso medaglie, però comunque oggi ho provato a prenderla, anche se non ci sono riuscita, ma comunque sono state belle gare. Belle gare importanti per crescere da un punto di vista atletico, però è anche l'occasione per vincere qualche premio, giocare con noi, e quindi vediamo se siete preparati sulla storia del canottaggio italiano. Ricordiamo che oggi è l'ultima giornata di giochi, l'ultima giornata di festival, e rispetto alle altre siamo un pochino più cattivelli perché i premi si stanno esaurendo. Quindi non vi facciamo scegliere la domanda, vediamo quella che capita e vediamo se riusciamo a rispondere. Allora, leggiamola insieme. Chi era Giampiero Galeazzi? Chi era Giampiero Galeazzi? Un'icona del giornalismo sportivo, come dire. Vediamo, la sapete, lo conoscevate, l'avete mai sentito parlare di Giampiero Galeazzi? C'entra col canottaggio. Sicuramente c'entra col canottaggio, sicuramente c'entra con il canottaggio. A chi potete chiedere aiuto? Secondo me, se provate a chiedere aiuto a Luca Brogini. Chi è Luca Brogini? Boh, non sa chi è Luca Brogini? Luca Brogini è lo speaker ufficiale non solo del Festival dei Giovani, ma anche di tutti i campionati e di tutte le gare del canottaggio. È proprio il nostro, come dire, frontman, colui che commenta tutte le gare di canottaggio. E va bene, ve lo dico io, Giampiero Galeazzi è il giornalista Rai, ex canottiere degli anni 60, che ha legato proprio il suo nome a tutte le telecronache delle vittorie del Due Conde e Fratelli a Bagnale, a quelle dei famosi Cavalieri delle Acque che hanno vinto Sydney 2000, ma anche, come dire, a tutte le vittorie importanti dell'Italia del canottaggio. Facciamo così, adesso vediamo la risposta. Sbagliata, non me l'avete saputa dare, però ci riproviamo. Vi faccio un'altra domanda, vediamo se siete più fortunati con la prossima domanda. La 106. La 106 è una domanda un po' più semplice, cioè mi dovete dire solo sì o no, avete il 50% di possibilità di sbagliare o di... Allora, Giuseppe Moioli ha partecipato a quante edizioni delle Olimpiadi? Giuseppe Moioli è un grande canottiere italiano che ha fatto la storia della nazionale italiana canottaggio, ma parliamo degli anni del 1900, io non ero ancora nato e sicuramente neanche voi. A quante edizioni delle Olimpiadi ha partecipato Giuseppe Moioli? 3, sei sicura? Sì. Ragazzi, Giuseppe Moioli ha partecipato a 3 edizioni delle Olimpiadi, in particolare Londra 48, dove vinse l'oro, Helsinki 52, Melbourne 56, e quindi... Anche se non sapete chi è Giampiero Galeazzi, comunque... sapete chi è Giuseppe Moioli da adesso, e quindi potete passare a ritirare i nostri premi. Grazie per aver giocato con noi, buon rientro in Sicilia, ci vediamo al prossimo festival. No, perché tu sei cadetto? Sì. E quindi ci vediamo ai prossimi campionati italiani. Tu invece? Sì. Ci vediamo al prossimo festival. Ne hai ancora? Ancora 3. Ancora 3 festival da fare assieme, bene, bene. Allora, grazie per aver giocato, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di cliccare sulla campanellina qui sotto e niente, di continuare a giocare con noi anche nelle prossime edizioni del Festival dei Giovani. Ciao, grazie.